tunnel antichi, dai condotti romani alle prime civiltà greche. Riassunto. Negli ultimi anni sono state esplorate molte gallerie idrauliche romane e preromane nell'Italia centrale. Qui vengono descritte e discusse. Queste opere ingegneristiche sono state costruite secondo progetti complessi e utilizzando tecniche sofisticate. Queste scoperte vengono confrontate con scoperte simili in Grecia, nel tunnel di Samo, e nell'emissario di Copai, quest'ultimo attribuibile alla civiltà micenea, ovvero al XII secolo a.C. Introduzione. In questo articolo faremo una breve rassegna di oltre 20 anni di ricerche dedicate a tunnel idraulici nelle antiche civiltà del Mediterraneo. Il nostro interesse per questa materia risale ai primi anni 70, quando ci rendemmo conto che il lago Albano, una nota attrazione turistica nei pressi di Roma, è ancora regolato da un lungo tunnel scavato all'epoca dell'antica civiltà romana. Tuttavia, con sorpresa, abbiamo scoperto nel frattempo che questo vasto lavoro sotterraneo era ancora inesplorato. Approfittando della nostra esperienza speleologica, abbiamo così iniziato la nostra esplorazione, raccogliendo rapidamente diverse scoperte interessanti che gettavano nuova luce sul problema del tunneling antico, ma al contempo sollevavano diverse domande irrisolte. Ben presto è emerso che l'emissario sotterraneo del lago Albano era solo la punta dell'iceberg di una serie di imponenti opere realizzate dalle antiche civiltà, ben prima che i romani conquistassero l'Italia e governassero il territorio, rendendo possibili insediamenti diffusi e lo sviluppo agricolo. Nella sezione successiva forniremo una breve relazione sulle nostre esplorazioni nell'Italia centrale, che hanno rivelato la capacità degli antichi costruttori di realizzare progetti ingegneristici e le loro soluzioni tecniche per superare le difficoltà. Tutto questo deve essere considerato come una conoscenza tecnica trasmessa nel tempo, che ha portato alle imponenti opere realizzate durante il fiorente Impero Romano. Nella ricerca della fonte di questa eredità tecnica, la nostra indagine si è spostata al di fuori dell'Italia, trovando prove sull'isola greca di Samo che, già nel VI secolo a.C., Palino di Megara stava applicando la stessa tecnica applicata nell'Italia centrale. Come argomento finale fino a questo punto delle nostre indagini, ancora in corso, discuteremo delle scoperte del bacino di Copai riguardanti lavori di tunneling che potrebbero risalire all'epoca micenea, ovvero al XII secolo a.C. Italia centrale. La città di Roma fu fondata nell'VIII secolo a.C. nel luogo in cui il fiume Tevere si avvicina alla base di un sistema di colline vulcaniche quaternarie, i Colli Albani. Diverse caldere e crateri sparsi sul territorio diedero origine a laghi chiusi, i cui livelli dovevano seguire l'equilibrio tra precipitazioni ed evaporazione, rendendo difficile l'insediamento delle comunità umane. Tuttavia, non è questo il caso, poiché tutti questi bacini erano regolati fin dai tempi antichi dall'uomo, Castellani e Dragoni, 1992. I resoconti storici di un'opera ingegneristica così impressionante sono molto rari. Il più dettagliato è fornito dallo storico Tito Livio, ab urbe condita I, 35, per il lago Albano. Livio ci racconta che il tunnel fu scavato dal popolo romano in connessione con la guerra contro Veio, una città etrusca a pochi chilometri a nord di Roma. Secondo questa tradizione, il bacino del lago Albano fu regolato fin dall'inizio del IV secolo a.C., quando Roma era ancora una piccola città in lotta con altre città simili nell'Italia centrale, di origine latina o etrusca. Tuttavia, alcuni studiosi hanno suggerito che il tunnel potrebbe essere addirittura più antico e che i romani abbiano solo riaperto un tunnel che era collassato in precedenza, Keller, 1972. A Eotano, lungo circa 1450 m, fu esplorato e rilevato per la prima volta all'inizio degli anni 70, Cardinale et al 1978. Il vicino lago di Nemi è regolato da un tunnel molto simile, lungo 1653 m, che passa sotto la cresta montuosa per portare acqua nella vicina caldera di Ariccia, a sua volta drenata da un altro tunnel che attraversa il confine meridionale della cratera. La mancanza di qualsiasi record storico è stata interpretata come prova che questo tunnel non è di origine romana. Il tempio di Diana sulle rive del lago suggerisce che il terminus ante quem fosse intorno alla fine del VI e l'inizio del V secolo a.C.,
Quarelli 1981, cioè circa un secolo prima del tunnel Albano. Per orientare il lettore su questo argomento, menzioniamo qui che il primo acquedotto che portava acqua alla città di Roma, Acqua Appia, fu un lavoro molto più recente, risalente al 312 a.C. Nonostante la possibile differenza di età, la stretta somiglianza tra i tunnel Albano e Nemi rivela una pianificazione e procedure tecniche quasi identiche. Entrambi i tunnel sono stati costruiti scavando due gallerie, cunicoli, dai lati opposti della montagna che si incontravano sotterraneamente. In entrambi i casi si possono riconoscere come punti rilevanti l'uso di procedure identiche per rimanere al di sopra del livello della falda acquifera, per mantenere la direzione pianificata del tunnel, per restringere il fascio di luce per guidare la direzione dello scavo, eccetera. In entrambi i tunnel si trovano prove di procedure tecniche che, stranamente, non sono state registrate nei testi antichi pervenuti fino a noi, come quelli di Vitruvio o Frontino. Oltre a queste scoperte, l'ispezione degli altri crateri nella zona ha rivelato che tutti i bacini chiusi erano regolati da emissari antichi, Castellani e Dragoni 1990. 1991, Castellani e Caloi 1994. Come regola generale, si è scoperto che quando era possibile, i tunnel venivano scavati producendo innanzitutto una serie di pozzi, il cui fondo veniva progressivamente connesso dal cuniculus finale per ricevere e convogliare il flusso d'acqua. Questa è una tecnica antica ben nota, riscontrabile fin dai primi tempi nel vicino Oriente, descritta in modo esaustivo nei testi antichi e contemporanei e spesso ancora in uso in Spagna, nel sud Italia, in Sicilia, nel mondo islamico e nell'Asia centrale, CF, ad esempio, Butler, 1933, Worsinelle, 1951, Troll, 1972, Caloi e Castellani 1985, Desio, 1989, Castellani 1994A, 1995. Tuttavia, quando si passava a profondità elevate, che avrebbero richiesto pozzi troppo profondi, veniva adottata la tecnica trovata negli emissari di Albano e Nemi, scavando lunghi tunnel senza alcuna, o con pochissime, connessioni con la superficie. Le indagini sul campo nell'Italia centrale hanno portato alla luce molte opere simili, rivelando che lo scenario tecnico scoperto nelle colline albane sembra essere stato ripetuto costantemente nei secoli in tutta l'Italia centrale. Di fatto, abbiamo trovato opere abbastanza simili nell'acquedotto del III secolo a.C. di Aesernia, Castellani 1989, nell'acquedotto di Praeneste del secolo a.C., Caloi et al 1990, e nell'emissario del lago Fucino, un capolavoro del tunneling antico scavato dall'imperatore Claudio, primo secolo d.C., per drenare l'acqua dal bacino del Fucino attraverso un tunnel lungo più di 6 km, con pozzi che raggiungevano profondità di oltre 100 metri, Castellani e Dragoni, 1989, 1992, Castellani e Burri, 1995. Tutto questo dimostra che esisteva a Roma una competenza consolidata e piuttosto sofisticata nel tunneling, dai primi tempi repubblicani all'apice dell'impero romano. Tuttavia, le origini di questa competenza sono tutt'altro che chiare. Abbiamo già menzionato le prove riguardanti le origini preromane dell'emissario di Nemi. Simili prove riguardanti un imponente network di cunicoli di drenaggio arcaici sono state presentate e discusse da Jensen e Kahane nel 1963. Aggiungiamo che nei dintorni di Roma abbiamo scoperto un ben sviluppato network di antichi acquedotti, K et al 1990, che sembrano chiaramente di origine preromana, e che apparentemente fornivano città come Querquetulus o Gabii, distrutte dai Romani durante l'espansione nell'antico Lazio. Quindi, le opere cunicolari erano state sviluppate molto prima della crescita della civiltà romana, e il problema sorge per quanto riguarda la loro più antica origine. Se questa competenza non è stata sviluppata localmente, da dove proviene l'expertise nel tunneling, trovato nell'Italia centrale? Secondo un suggerimento di Quarelli, 1992, si può trovare un possibile collegamento con la civiltà greca nelle colonie greche del sud Italia,
che in quel momento erano profondamente coinvolte negli affari latini. In effetti, abbiamo resoconti storici che testimoniano che il tunneling era già sviluppato nell'area greca. Erodoto, nelle sue storie, parla di un tunnel sull'isola di Samo che considerava tra le opere più importanti del popolo greco. Secondo archeologi e storici moderni, questo lavoro può probabilmente essere datato intorno alla metà del VI secolo a.C., quindi prima dello sviluppo completo dell'arte del tunneling in Italia. La nostra indagine si è spostata quindi a Samo, dove il tunnel di Eupalino, studiato in dettaglio dalla Deutsche School of Athens, Kienast 1996, è ancora in ottime condizioni e può essere visitato. Il tunnel è lungo 1045 metri, e lì si trovano chiare prove della procedura già trovata negli emissari di Nemi Albano. Come lo scavo dalle due estremità senza ulteriori connessioni con la superficie e l'uso di un fascio di luce per guidare la direzione dello scavo. Pertanto, l'expertise visto in Italia centrale potrebbe derivare dalla precedente esperienza greca in quel campo, e il problema si sposta alla ricerca delle origini di tale expertise. In questo contesto, si scopre che la capacità di pianificare opere di tunneling difficili e sofisticate era probabilmente conosciuta e applicata in Grecia ben prima del tempo dell'acquedotto di Samo. Questo è suggerito dalla chiusa del bacino di Copai, in Beozia, dove i lavori di drenaggio erano stati realizzati fin dai tempi più antichi. A Copai, secondo Naus, 1991, opere come canali di drenaggio e polder furono costruite per la prima volta all'inizio del secondo millennio a.C. Il punto importante è che, molto probabilmente, intorno al XII secolo a.C., o anche prima, la civiltà micenea cercò di attraversare la cresta montuosa che chiudeva il bacino con un emissario artificiale che scaricava l'acqua verso il mare. Per realizzare questo progetto, furono scavati 16 pozzi attraverso il passo Kefalari, coprendo una distanza di 2230 metri e con profondità fino a 63 metri. Per qualche misteriosa ragione, i lavori si fermarono quando tutti i pozzi verticali erano già stati completati e i cunicoli che collegavano il fondo dei pozzi erano appena iniziati. Curiosamente, ci sono prove di 3 livelli dell'emissario. Sembra che il progetto sia stato interrotto proprio quando si stava procedendo al ribasso dei pozzi per raggiungere il terzo e più profondo livello. Si può interpretare questo fatto enigmatico, ma non unico, come prova di cambiamenti progressivi apportati al progetto, anche se sono possibili altre ipotesi, come la costruzione di un emissario complesso in grado di trasportare flussi eccezionali, o, molto più probabilmente, che potesse resistere a forti terremoti, Tolle Castenbein, 1993. Un elemento importante è che i livelli di questi cunicoli erano inclinati dolcemente e uniformemente verso valle. Quindi è molto probabile che intorno al XII secolo a.C., o anche prima, ci fossero persone nella Grecia centrale che non solo potevano scavare pozzi perfettamente rettangolari profondi 63 metri, ma che avevano anche padroneggiato le tecniche topografiche necessarie per raggiungere la precisione osservata nel livellamento dei cunicoli. Se ciò è vero, questa competenza è nata lì allora, o è stata importata da altrove? Anche se esistono possibili collegamenti diretti tra l'arte del tunneling nell'antica Roma e in Grecia, il problema del tunneling antico nel mondo mediterraneo rimane in gran parte irrisolto. A titolo di esempio, vorremmo capire se il vasto tunneling trovato nella Cappadocia centrale, Castellani 1994b, possa in qualche modo essere collegato allo scenario precedente. Vorremmo anche sapere se esiste qualche collegamento tra il mondo egiziano e l'arte greca del tunneling. Altre domande sorgono per il peculiare tunnel di Ezechia a Gerusalemme, costruito poco prima che il re assiro Sennacherib assediasse la città. Alla fine dell'VIII secolo a.C. il nostro studio su questo tunnel è appena iniziato. Fino ad oggi, la disposizione generale e la tecnica topografica impiegate per la sua costruzione non sono completamente spiegate. E i collegamenti culturali e storici con gli altri tunnel idraulici della regione mediterranea sono piuttosto oscuri. In ogni caso, ci sembra che ci fosse una lunga tradizione di gestione delle acque attraverso il tunneling nella zona mediterranea antica, che probabilmente ebbe origine nella seconda metà del secondo millennio a.C.,
e forse anche prima da qualche altra parte in Asia, dove nelle valli dei fiumi Indo e Wando era nota la gestione esperta delle acque fin dal terzo millennio avanti Cristo, CF. Prasad et al. 1987. Questa tradizione è stata tramandata nel tempo e tra le civiltà fino ai tempi romani, quando l'impero era coperto da acquedotti e altre grandi opere ingegneristiche. Il crollo della società romana non mise fine a questa tradizione. Di tanto in tanto, si trovano prove che la capacità di concepire importanti tunnel idraulici e un certo grado di abilità nel costruirli è stata preservata nel corso del Medioevo e oltre. Ciò è dimostrato, ad esempio, dal lavoro ordinato dall'imperatore Federico II sull'emissario del lago Fucino nel XIII secolo d.C., dall'emissario del lago Trasimeno costruito da Braccio Fortebraccio nel XV secolo, Castellani e Dragoni 1989, e dai molti acquedotti sotterranei costruiti prima e dopo nell'Italia centro-meridionale. Tra questi, stiamo attualmente investigando l'acquedotto di Gravina, XVIII secolo d.C., in Puglia. In conclusione, desideriamo menzionare che, oltre all'interesse storico per un'antica eredità comune a molte diverse civiltà, lo studio degli emissari antichi e delle opere di bonifica ha fornito importanti informazioni sulle variazioni climatiche e sui livelli dei laghi nel tempo. Queste informazioni sono state utilizzate in diversi studi idrologici e idrogeologici riguardanti questioni pratiche contemporanee, CF. Ad esempio Basile e Dragoni, 1987, Dragoni, 1982, 1996. Vittorio Castellani e Walter Dragoni. Proceedings of the 12th International Congress of Speology. 1997, Switzerland, Volume 3. Symposium 3, Mines and Speology.